Gara 3 della Gema che vince 72-68, una partita intensissima che gli Irons avevano cominciato meglio andando avanti anche di 10 punti nel primo quarto. Poi Gemma ha avuto direi pazienza nel recuperare piano piano, mettere la testa avanti già nel secondo quarto, chiuderlo in vantaggio di un punto, poi l'allungo fino al più 8, il 55 pari che è stata l'ultima parità della partita. Poi Gemma, approfittando che direi un po' di errori di Irons ma di buone giocate, in particolare di Sollazzo, azioni difensive importanti, ha portato a casa con merito direi questa gara 3 qui al Palaterme. E adesso il match point lo ha appunto Gemma, che mercoledì al Palaterme e in casa per quanto riguarda il calendario avrà appunto questo match point per la promozione in Serie B. Era normale che non venisse fuori una bella partita dal punto di vista tecnico, però partita intensissima sicuramente. Rispetto a gara 2 noi siamo riusciti a registrare qualcosa in difesa, abbiamo tenuto di nuovo una squadra, ricordo, che ha perso solo 3 partite dall'inizio dell'anno e che segnava 85, 86, 87 punti a partita, di nuovo sotto i 70 come avevamo fatto in gara 1, e quella chiaramente è stata la chiave. Sono stati importanti tutti i ragazzi, un grandissimo apporto dal punto di vista difensivo l'ha dato Giorgio Di Bonaventura, ma tantissimi, Mattia Zampa, tutti, e siamo riusciti a trovare buone soluzioni in una partita sporca, spigolosa come doveva essere, riuscendo a fare anche buone giocate dal punto di vista tecnico. L'inizio della partita era la fine di gara 2, nel senso che secondo me non è stato facile digerire quello che noi abbiamo prodotto in gara 2 e la scoppola che abbiamo preso. I ragazzi sono entrati in partita durante il primo quarto e sono stati bravissimi a reagire. Oggi diciamo che abbiamo dimostrato di saper reagire alle scoppole e giocare contro la prima in classifica alla pari e riuscire a mettere il naso avanti.